Bene. Allora, dunque, io mi trovo qui in quello che possiamo definire come il transatlantico del Senato, come si chiama, la Sala Garibaldi, che praticamente è antistante l'aula di Palazzo Madama. Allora, i senatori sono ancora tutti dentro, però ho avuto anche la fortuna di incontrare un deputato della Lega, Giuseppe Basini, che come sapete è un nostro grande amico, per parlare di questo decreto sicurezza. Allora, devo fare una precisazione. Poco fa è venuto qui Matteo Salvini, che ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza soddisfatto ancora prima che iniziasse la chiama sul voto di fiducia. Ha rilasciato delle brevi dichiarazioni, ma penso neanche 2 o 3 minuti, ve le ho mandate qualche istante fa, quindi se vorrete potrete anche proporle stasera nel notiziario delle 20:30. Ma poi Salvini è andato via perché un giornalista del Fatto Quotidiano.it gli ha fatto una domanda su Savoini. Lui, visibilmente scocciato, ha preso e se n'è andato via. Allora, Giuseppe Basini, oggi che cosa possiamo dire di questo decreto sicurezza bis? A tutti sembra che, diciamo, Salvini sia padrone della situazione, anche della maggioranza. Possiamo dire questo? Ma io credo che l'onorevole Salvini in questo momento interpreti la volontà della maggioranza degli italiani. È chiaro che questo gli dà una rappresentatività forte, ma deriva dal fatto che effettivamente lui propone quello che la maggioranza degli italiani desiderano. Non solo, ma oltre ad essere la posizione del governo, è fondamentale anche per un altro motivo, e cioè che abbiamo sentito l'opposizione di Fratelli d'Italia e di Forza Italia essere d'accordo sul provvedimento e a quanto sembra faranno, usciranno dall'aula, che è un modo di aiutare l'approvazione della legge. Quindi mi sembra. Aiutare o controllare, fare una verifica sui numeri della maggioranza. Non credo, perché se volessero fare una verifica sarebbero rimasti in aula cercando di mettere in minoranza il governo. In realtà stanno dando una mano all'approvazione di questa legge, il che è importante perché vuol dire che l'alleanza di centrodestra che non esprime il governo però permane, che è molto bene secondo me. Insomma, io credo che in questo momento il decreto sicurezza interpreti non solo le idee della maggioranza degli italiani, ma anche l'idea della maggioranza effettiva delle due Camere. Sarebbe stato difficile però per gli altri partiti del centrodestra classico votare, diciamo, contro un provvedimento che loro in realtà condividono. Infatti sarebbe stato difficile, tant'è che non lo fanno. Non si poteva pretendere che votassero la fiducia al governo perché, come è noto, hanno delle differenti vedute su certe cose che soprattutto i 5 Stelle propongono. Però è molto significativo che stiano in questa maniera, sia pure in diretta, ma dichiarata, quindi pubblica, dando una mano all'approvazione della legge. Che clima hai trovato qui al Senato? Tu sei stato senatore, credo, 2 legislature fa con Alleanza Nazionale. Che impressione hai avuto, insomma, del clima che c'è qui sulla tenuta della maggioranza? Ma l'impressione che ho avuto è che l'atmosfera sia abbastanza tranquilla, non ho sentito scontri verbali particolarmente accesi, mi sembra che tutto sommato questo provvedimento di legge sia considerato già passato in giudicato favorevolmente nel Paese, quindi l'impressione è tutto sommato positiva, non vedo un'enorme differenza tra Camera e Senato in questo. Quanto al Senato di oggi rispetto a quello di cui ero parte, e tra l'altro parliamo del 96-2001, quindi molti anni fa, ma vedo una differenza nel senso che c'è stato un grosso rinnovamento della presenza del personale politico, ma insomma a parte quello. Per quanto riguarda quello che hanno scritto i giornali di oggi, trovi che comunque abbiano descritto una situazione non veritiera di come stanno in realtà le cose, diciamo,
Mi sembra che i quotidiani cavalchino sempre un certo allarmismo su un governo che ha delle difficoltà qui che poi non, in realtà non si manifestano quasi mai. Ma io farei la distinzione tra i piccoli giornali indipendenti, come Libero, La Verità, Il Tempo, e i grandi organi di informazione proprietà di grossi conglomerati industriali. I grandi organi di informazione in effetti tendono a dare un'interpretazione distorta della realtà, anche perché sono appunto non dei quotidiani puri, ma sono quotidiani proprietà di grandi gruppi industriali. Tuttavia, credo che questo cambi molto poco, nel senso che in Italia e in generale in tutto l'Occidente, la gente non crede più ai grandi organi di stampa. Non crede più ai grandi organi di stampa, se ne lascia molto poco ispirare e ancora meno condizionare. Per quanto riguarda gli altri impegni economici del governo, che cosa vuoi dire? Sei preoccupato per, diciamo, per il fatto che l'economia non riparta, insomma, che ci sono ancora tante questioni aperte e soprattutto il Movimento 5 Stelle come sta? Dunque, l'economia non riparte, nel senso che è molto rallentata in tutta Europa, nel senso che la stessa locomotiva tedesca è ferma in stazione, quindi non è un problema solo italiano. Certamente che l'economia italiana ha un problema in più, che è quello del grande deficit italiano. Ma io non mi stanco di proporlo, credo che la flat tax sia una necessità del paese. Credo anche che la flat tax vada accoppiata a un flat cut, un taglio lineare su ogni voce di spesa. Dobbiamo renderci conto che lo Stato, così pervasivo, così presente come in Italia, è un vero e proprio vincolo all'economia, come pure l'esagerazione dei controlli. Noi in Italia abbiamo talmente tanti controlli, quindi talmente tanta burocrazia, che intraprendere è difficile. Allora, l'economia può ripartire. Se c'è un governo che, primo, abbatta la spesa pubblica, secondo, abbatta le tasse, terzo, renda i controlli pari a quelli degli altri paesi, non esageratamente più presenti dappertutto come in Italia. Vede, in Italia io non ho mai fatto l'imprenditore, faccio l'astrofisico di mestiere quando non sono in Parlamento. Però se fossi un imprenditore io avrei paura a intraprendere, perché non è mica vero che in Italia si possa avere un problema giudiziario se è colpevole, se si è fatto qualcosa di male. No, no, ce lo puoi avere che se hai fatto niente di male, anzi sei il più irreprensibile. E allora non può continuare così, l'economia va liberata. I lacci e lacciuoli di cui parlava Einaudi 70 anni fa sono diventati delle vere e proprie catene che vanno spezzate se vogliamo che l'economia riparta. Io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio l'ex senatore attuale deputato della Lega Giuseppe Basini. Devo dire che qui in questa fase di votazioni della prima chiama sulla fiducia quasi tutti i senatori sono rimasti in aula e non sono usciti. La giornata di oggi, diciamo, non ha riservato particolari sorprese sia per l'esame del provvedimento del decreto sicurezza bis, sia per come si è svolta la discussione generale. Io provo a disturbare un senatore del Partito Democratico, Alan Ferrari, che sta finendo di mangiare una pesca in attesa di votare. Scusa se ti disturbo mentre stai facendo questa pausa prima del voto. Allora, com'è andata oggi nel passaggio dalla commissione alla discussione generale e poi per la fiducia? Voi avete anche dato vita a un'iniziativa di protesta con delle magliette. Qual è oggi la situazione che si pensa di fotografare, senatore Ferrari? Beh, per l'ennesima volta questo governo giallo-verde, Lega 5 Stelle, ha promosso una grande forzatura istituzionale, non rispettando le prerogative del Parlamento e non consentendoci di discutere i tanti emendamenti con cui noi cercavamo di cambiare un decreto sbagliato, che non promuove più sicurezza, anzi promuove ancora una volta, come era già capitato, più insicurezza e molta disumanità.
tant'è che alcuni nostri colleghi del Partito Democratico hanno pensato di fare questo atto dimostrativo con queste magliette che riportano una opera d'arte con un uomo gettato a testa in giù in un cestino, proprio perché viene gettata nella spazzatura l'umanità e la dignità dell'uomo. E noi continueremo a fare la nostra battaglia contro questo ulteriore decreto, che è un decreto solo propaganda, a cui 5 Stelle, al di là di quello che si dice, non si sottrae minimamente e continua a sostenere la Lega. Lo faremo combattendo fino all'ultimo, votando no a questa ennesima fiducia, che è un ulteriore modo di dimostrare che a parole questa maggioranza è divisa, ma poi nei fatti è unita persino negli interventi più disumani che questo Parlamento conosce. Allora, il Movimento 5 Stelle secondo lei è realmente indebolito da quello che sta succedendo? Non lo so, io ho solo un problema. Come Partito Democratico, che indebolito è il Paese. Poi, se 5 Stelle finalmente deciderà di tirare fuori un po' di orgoglio e combattere queste politiche di destra, sarà per tutti una sorpresa. Ma siccome penso che passerà ancora molto tempo prima che lo farà, il danno di queste politiche di destra è tutto sui cittadini italiani e sul Paese. Prevede qualche sorpresa per stasera e anche per mercoledì mattina, quando arriveranno le mozioni sulla TAV? Per stasera sul decreto sicurezza mi pare di no, perché c'è stata da parte di 5 Stelle un'ampia e convinta testimonianza a favore del decreto promosso dalla Lega. Sulla TAV di mercoledì vediamo. Noi è chiaro che manterremo un impegno su un tema molto importante per il Paese come PD, che è quello di dire sì a un'opera strategica. Cosa faranno Lega e 5 Stelle è un terno all'otto, problema che anche qui a pagarne il Paese. Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio il senatore Ferrari. Io purtroppo mi trovo nei panni dello scocciatore e devo disturbare il senatore Antonio Misiani, membro della Commissione Bilancio di Palazzo Madama, sì, siamo in diretta, e col quale vorrei chiedergli che situazione ci troviamo ad affrontare oggi qui al Senato, tra quello che hanno scritto i giornali e quello che poi sta succedendo realmente qui durante la chiama sulla fiducia al decreto sicurezza bis. Buonasera, direi che la situazione si potrebbe riassumere con un vecchio detto: tanto tuonò che non piove. Oggi abbiamo visto un esercizio di creatività parlamentare. Normalmente sulla fiducia si vota a favore o contrari, invece oggi abbiamo visto senatori dichiarare la non partecipazione al voto e altri l'astensione. Quindi dal punto di vista dei numeri non dovrebbero esserci problemi per la maggioranza e per il governo, rimane problema politico di fondo di una coalizione profondamente divisa e lacerata che si ricompatta soltanto quando è a rischio la legislatura e la tenuta del governo. E ritiene che ci saranno sorprese dopo domani, quando si voterà sulla TAV, e ritiene che a questo punto Salvini sia un po' il padrone di tutta la maggioranza? Ma guardi, sulla prima domanda vedremo, perché le sorprese sono sempre possibili. Mercoledì è il paradosso dei paradossi, con le due forze della maggioranza che voteranno in modo contrapposto sull'infrastruttura, la madre di tutte le infrastrutture di questo paese. Quanto al dominio di Salvini nella maggioranza, mi sembra un dato assolutamente ormai pacifico. Oggi era platealmente evidente nella dinamica di aula del Senato. Movimento 5 Stelle è totalmente schiavo della Lega, e anche i pochi dissidenti si sono più o meno riallineati, insomma. Quindi in realtà il dissenso all'interno del Movimento 5 Stelle è una pura finzione, il movimento è totalmente allineato, tra l'altro su uno dei temi più delicati come la gestione dei migranti, i contenuti molto molto criticabili di questo decreto sicurezza bis, che è il trionfo della propaganda di Salvini. Da membro della Commissione Bilancio, che si occupa anche di temi economici, devo chiedere che impressione ha avuto oggi quando sono stati dati i dati che riguardano la produzione
industriale, insomma, noi diciamo a singhiozzo riceviamo questi dati che poi alla fine sono contraddittori rispetto al dato principe che è quello della crescita e dello sviluppo. Ma in realtà gli indicatori, se vengono letti tutti insieme, confermano l'encefalogramma piatto della nostra economia che è in condizione di stagnazione, non si muove dalla crescita zero e il governo di fronte a questa situazione molto difficile non ha lo straccio di una strategia di politica economica, perché al di là delle promesse che domineranno agosto, in realtà, come scrivevano oggi molti giornali, non ci sono molti margini se non con grande difficoltà a bloccare l'aumento dell'IVA e finanziare le politiche invariate. Il resto è tutta fuffa, non ci sono i soldi per la flat tax e difficilmente se ne troveranno per una riduzione significativa del cuneo fiscale. Bene, io la ringrazio, mi scuso con lei se l'ho disturbata mentre stava in qualche modo cenando, ringrazio il senatore Antonio Misiani del Partito Democratico, membro della Commissione Bilancio di Palazzo Madama, che abbiamo interrotto qui mentre stava, diciamo, stava in qualche modo cenando. Devo dire che qui al Senato sono, diciamo, quasi tutti i senatori sono rimasti in aula per la chiama, però io no, scurgo qui nella sala Garibaldi Alberto Falci del Corriere della Sera, dell'Huffington Post, scusami, non sapevo questo cambiamento. Posso? Ah, ecco, stava disturbando Pier Ferdinando, ecco, Gattini, doveva. Sì. Se vuoi, noi nel frattempo che tu magari intercetti. No, io altri a tiro ce ne ho. Altri, sì, ho altri, okay. Riesco anche a parlare con altri parlamentari. Nazario, ti posso disturbare per Radio Radicale in diretta? Allora, io sono con un senatore di Forza Italia, Nazario Pagano, che è un costituzionalista, senatore di Forza Italia, per capire un po' quello che sta accadendo. Allora, senatore Pagano, allora, che impressione ha innanzitutto di quello che si è detto prima di questi ultimi 3 giorni di lavori parlamentari qui a Palazzo Madama? Allora, qual è oggi la reale forza di Salvini? Voi che atteggiamento parlamentare avete assunto di fronte al voto di fiducia che è stato chiesto oggi dal governo? Ma intanto grazie per l'invito a dire la mia. Quello che mi sento di dire è che per noi il voto sul decreto sicurezza bis era un voto favorevole, per la semplice ragione che almeno su questi temi sia noi che la Lega alla vigilia del voto politico del 2018 avevamo stabilito un comune programma che era quello di una vera guerra all'immigrazione clandestina e che guerra ovviamente per modo di dire sostanzialmente, però è chiaro che oggi in una posizione differente nella quale la Lega governa al fianco del Movimento 5 Stelle e noi all'opposizione, è chiaro che la nostra posizione è divenuta un po' più complessa. Certo, ho spiegato nel corso del mio intervento sulla pregiudiziale costituzionale che avremmo scritto questo decreto in termini differenti, avremmo contribuito ad elargire un sostanzioso lascito nei confronti delle forze dell'ordine, avevamo previsto almeno 1 miliardo di euro per assunzioni o riorganizzazione del settore della sicurezza. L'abbiamo proposto sotto forma di emendamento, la Lega non ha accolto, anzi ha posto la questione di fiducia. È ovvio che per noi che siamo all'opposizione votare la fiducia era improponibile, perché significava votare la fiducia al governo complessivamente considerato, e quindi abbiamo adottato una scelta che forse per qualcuno può sembrare un po' pilatesca, ma era l'unico mezzo per poter esprimere da un lato una sostanziale adesione al progetto di contrasto all'immigrazione clandestina che è contenuto in questo decreto sicurezza bis e dall'altro non dare sostegno ad una maggioranza di governo che noi combattiamo e che pensiamo che prima concluda la propria storia meglio è. Quindi abbiamo partecipato con la nostra presenza senza esprimere il voto. Questo è sostanzialmente, per non
abbassare il quorum e quindi semplificare naturalmente le cose per il governo giallo-verde, abbiamo deciso così di essere presenti senza partecipare al voto. Questa è stata la decisione finale, sicuramente complessa, ma a nostro giudizio l'unica possibile per noi. Sulla tenuta del Movimento 5 Stelle, che cosa può dire? Che impressione ha? Diciamo, quando ci sono queste votazioni si fa la conta dei presunti dissidenti e poi insomma in qualche modo il gruppo parlamentare si allinea. Guardi, sul Movimento 5 Stelle, certo, adesso è in corso la votazione, dobbiamo attendere i numeri precisi per sapere quanti dissidenti sono presenti nel Movimento 5 Stelle. La sensazione che io ho, sia dai lavori in aula che anche e soprattutto in quelli in prima commissione affari costituzionali, e che sostanzialmente il Movimento 5 Stelle non abbia nessun desiderio, nessuna voglia di strappare il loro accordo con la Lega di Salvini. E quindi la sensazione che ho io è che loro faranno di tutto per tenere in piedi questa maggioranza, e quindi anche nel decreto sicurezza bis, a mio giudizio, i voti non mancheranno da parte di quel movimento politico, ma io prevedo che anche per il resto, salvo alcuni loro cavalli di battaglia, come per esempio il treno ad alta velocità, che è una, per loro è una sconfessione netta del loro modo di interpretare la politica, cioè quello di combattere come dire, un certo progresso sostanziale anche in termini infrastrutturali del nostro paese, no? I famosi ormai desueti principi legati alla cosiddetta decrescita felice, che sono concetti che sembrano ormai lontanissimi rispetto al Movimento 5 Stelle di qualche anno fa. Cioè, oggi, deve essere chiaro ai radioascoltatori che ci stanno seguendo, oggi il Movimento 5 Stelle non è più quello di qualche anno fa, anche solo di 2 anni fa. Il Movimento 5 Stelle di oggi è un Movimento 5 Stelle che è al governo, che è al potere, a cui piace il potere, che non ha nessuna intenzione di perderlo, che ha ridotto della metà il proprio consenso popolare, come è noto, e che quindi non ha nessuna intenzione, nessuna voglia di far sciogliere questo Parlamento, quindi creare occasioni per la Lega di rompere questo sodalizio e tornare al voto, perché significherebbe abbandonare del tutto la possibilità di continuare a governare e probabilmente anche di non ritornare neanche in Parlamento. Questo. Quindi si comporta un po' come il PC degli anni 70, sì. Come per esempio sul caso della legge Reale. Per certi versi sì, ma forse anche peggio, nel senso che oggi come oggi io credo che, mentre il PC comunque aveva delle basi ideologiche fondamentali, importanti, aveva radici che affondavano, come dire, in valori, principi, in ideologie che avevano a quei tempi un valore, il Movimento 5 Stelle ormai sta vaporizzando perché non ha valori, non ha principi, non ha ideologie, movimento trasversale basato soprattutto sui mal di pancia, sulla protesta popolare, cavalcandola, utilizzando i mezzi di comunicazione social che oggi hanno ridotto le distanze e che oggi purtroppo non funzionano più, perché funzionano solo con il loro alleato di governo, il quale li sa utilizzare in modo straordinario e che gli ha assorbito non solo forza ma anche i voti. È preoccupato per la ripresa? Lei è un costituzionalista, insomma dovete affrontare un passaggio importante che è quello del voto, dell'ultimo voto sulla riduzione del numero dei parlamentari. Salvini andrà avanti anche su questo? Sì, Salvini andrà avanti su questo, ma non sono preoccupato, sono agghiacciato, io addirittura sono nel panico, perché quello che non sta accadendo sostanzialmente anche nei mezzi di informazione, forse salvo che per Radio Radicale, è che nessuno si sta rendendo conto di quanto il combinato disposto della riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari con la riforma costituzionale del referendum propositivo sta di fatto eliminando sostanzialmente, o meglio soppiantando, la democrazia rappresentativa con una cosiddetta democrazia diretta, il che significa sostanzialmente che il Parlamento viene svuotato di ogni valore e di ogni potere, e tutto questo porterà anche al pericolo di regimi totalitari. Questo è quello che sta per accadere nel nostro paese, nel silenzio più assoluto,
nessun mezzo di informazione, forse salvo pochi giornalisti particolarmente sensibili. Capisco che sono ragionamenti tecnici da costituzionalista, però purtroppo incidono sulla vita reale, sulla vita di tutti i giorni dei cittadini, e ce ne accorgeremo purtroppo molto presto. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ci vedremo in questi giorni di dibattito parlamentare. Ringrazio il senatore Nazario Pagano di Forza Italia, prosegue ancora la chiama qui al Senato della Repubblica, la maggior parte dei senatori, dobbiamo dire, è rimasta dentro per attendere il proprio turno del voto. Io sono intanto entrato dentro la buvette del Senato, dove c'è, tra l'altro sto aspettando che finisca una telefonata per disturbarlo, per chiedergli un po' una valutazione su questa giornata di lavoro parlamentare che è iniziata questa mattina alle 11, quando si sono riunite le commissioni sul decreto sicurezza bis e sono stati esaminati alcuni ordini del giorno, e poi il provvedimento è andato senza dare un mandato al relatore in aula per la discussione generale, che poi si è fermata al momento e poi è proseguita al momento della richiesta della fiducia. Come sapete meglio di me, i lavori parlamentari qui proseguiranno sia domani mattina non ci sarà aula per permettere alle commissioni di lavorare su due provvedimenti che sono il decreto sullo sport e il decreto cultura, che dovranno essere approvati nella giornata di domani. Ecco, io provo ad avvicinarmi a un altro senatore mentre Di Gaspari prosegue nella sua telefonata. Senatore Verducci, allora, come è andata oggi? Che impressione ha? Voi avete messo in atto una protesta con delle magliette per criticare il decreto sicurezza bis, però mi sembra che Salvini sia più forte che mai. Beh, Salvini il dominus assoluto di questo governo. Questo decreto dimostra ancora una volta un punto politico: i 5 Stelle non esistono, sono succubi e subalterni completamente alla Lega e Salvini. Basti pensare all'episodio patetico e grottesco, se non fosse drammatico, cioè che Di Maio, per inseguire la Lega nei peggiori istinti di criminalizzazione delle ONG, di chi salva vite in mare, ha voluto introdurre in questo decreto la confisca delle navi che prestano soccorso, equiparando le navi che prestano soccorso a dei criminali mafiosi, ndranghetisti, camorristi, quindi un'equiparazione aberrante tra chi salva vite e chi invece le vite le uccide, e questo è davvero mostruoso, inquietante e pericoloso. Quindi oggi è una giornata pessima per la nostra democrazia, perché questo è un decreto che noi riteniamo incostituzionale, perché sbatte con l'articolo 10 che sancisce il diritto d'asilo, sancisce che il motto di questo governo è chiudiamo i porti, ma questo non aggiunge nulla alla sicurezza, perché la propaganda che dice che noi saremo più sicuri lasciando morire in mare o nei lager libici persone che fuggono da guerra è propaganda aberrante, è corruzione morale. La sicurezza si fa invece col diritto allo studio, si fa contrastando l'evasione fiscale e rafforzando il welfare, si fa contrastando le droghe pesanti, la sicurezza si fa sostenendo le nostre periferie, ma di questo governo facendo posti di lavoro, sostenendo la produzione industriale, ma in realtà invece in questo anno tutto questo è a picco, e oggi è l'ennesimo inganno da parte di una maggioranza pericolosa. Il Movimento 5 Stelle come si pone di fronte a questa offensiva salviniana? Volevo sapere se ritieni che la mozione anche sulla TAP, che discuterete dopo domani, è stata congegnata prima per non far perdere totalmente la faccia al Movimento 5 Stelle, e l'altro per dare a Salvini una facile giustificazione per una vittoria su una battaglia che era ampiamente scontata? Io penso di sì, cioè, mi sembra una grande
pantomima, perché i 5 Stelle, come dicevo poco fa, politicamente è evidente che non esistono più, e anche oggi sono state imbarazzanti le dichiarazioni di alcuni che lasciavano presagire un voto contrario, e poi si sono accodati, ma del resto è Di Maio stesso ad aver per mesi e mesi cannoneggiato per motivi elettoralistici Salvini, e poi però ad ogni vero confronto scompare. Sabato scorso ha fatto un'intervista in cui il suo unico intento era evitare le urne che sancirebbero questo crollo politico dei 5 Stelle. Però, ripeto, il tema è un paese che oggi è alla mercé di governanti irresponsabili che fanno un grande torto ai nostri concittadini. È un paese grande come l'Italia. L'Italia è una grande potenza economica, è una grande potenza economica anche perché è una grande potenza morale. Noi in questi anni abbiamo salvato centinaia di migliaia di vite nel Mediterraneo. Se smettiamo di essere una grande potenza morale, succede, come sta succedendo con Salvini e Di Maio, isolamento a livello internazionale, debolezza e anche il baratro sul livello del terreno economico. Ultima annotazione che riguarda il Forza Italia e coloro che non voteranno la fiducia, che usciranno dall'aula. Allora, perché lo fanno? Vogliono misurare un po' la forza di questo governo attraverso i numeri, per contare effettivamente i numeri dispone effettivamente per una prova generale, oppure c'è altro? Ma sì, sono già in campo i riservisti del governo, mi pare chiaro. Farebbero? Fratelli d'Italia, intanto, Fratelli d'Italia è all'opposizione per finta, in realtà fa parte del blocco salviniano in maniera strutturale, quindi anche oggi la non partecipazione al voto è una differenza, ma in realtà molto tattica, molto strumentale. E anche Forza Italia, che è sconquassata da un dibattito interno in cui quelli, i filo salviniani, sono sempre più forti, e quindi chiaro, i riservisti sono in campo, c'è un gioco di tatticismi che poi ecco, nella tecnica parlamentare, come tu dicevi, si traduce in questi atteggiamenti. Bene, io la ringrazio tanto, ringrazio il senatore Verducci del Partito Democratico. Qui la situazione è sempre desolante, qui nella sala Garibaldi. Io provo ad avvicinarmi a un senatore del Movimento 5 Stelle. Buonasera, la posso disturbare? Sono in diretta su Radio Radicale, senatore. Sono col senatore Indrizzi, se non ricordo male, del Movimento 5 Stelle, per capire un po', diciamo, come stanno andando le cose. Allora, voi oggi come vi trovate di fronte a questo voto sul decreto sicurezza? Allora, si è detto tanto sull'atteggiamento del Movimento 5 Stelle. Allora, ritiene che i quotidiani abbiano fatto propaganda nei vostri confronti su come vi siete approcciati a questo importante appuntamento, oppure no? Io vedo che la propaganda purtroppo c'è e tende a polarizzare le posizioni, dimenticando poi l'oggetto vero, il testo vero della legge. Da un lato la Lega ha le sue responsabilità, perché l'ha voluto un po' così gonfiare oltre il contenuto, dargli una valenza che non ha. Nel merito, oggettivamente, il testo è apprezzabile. Complessivamente abbiamo avuto una chiara dichiarazione di voto da parte del collega Ugo Grassi, che insomma ha messo in evidenza insomma come non c'è né da una parte quello che vorrebbero far passare, né dall'altra quello che vorrebbero contestare. Quindi andiamo avanti a costruire e a cercare di migliorare. Questo modo anche di gonfiare le posizioni dei cosiddetti dissidenti, come l'ha trovata da parte dei giornali? Innanzitutto, ci sono dei dissidenti? Ma ci sono delle persone forse che non hanno partecipato al voto. Io credo che questo sia legittimo, ma non lo condivido. Io credo che dovremmo anche interrogarci
sul senso, insomma, che ha questo governo, sul fatto che non possiamo pensare che tutto corrisponda al programma elettorale del Movimento 5 Stelle. È stato fatto un contratto appositamente per questo e lo stiamo portando avanti, direi, complessivamente, egregiamente. Mercoledì ci sarà un altro importante appuntamento, che è quello sulla TAV. Allora, senatore Endrizzi, io volevo chiederle questo. Come è stato, diciamo, studiato il dispositivo della mozione sulla TAV? Lei ritiene che, insomma, in qualche modo è stato posto nella giusta maniera, chiedendo al Parlamento di intervenire su questo? È stato chiaro per tempo Luigi Di Maio, dicendo benissimo, se a livello governativo non c'è diciamo una situazione che possa sbloccarsi, intervenga il Parlamento, parlamentarizziamo la questione in modo che ognuno si assuma le responsabilità davanti ai cittadini. L'impegno, non a caso, è rivolto al Parlamento e non al governo. Io credo che da destra a sinistra ciascuna forza si assumerà la responsabilità davanti ai cittadini con questo voto per una linea ferroviaria che oggi è anacronistica. Da Padova in poi non prosegue come alta velocità, per cui c'è da chiedersi questo famoso corridoio 5 come lo vogliano pensare. In Veneto, Venezia, Padova, Vicenza, Verona, poi Brescia ancora, eccetera, sono distanti pochi chilometri e sono capoluoghi in cui ognuno vorrà avere la fermata. Bene, se tutti avranno la fermata di un'alta velocità, non sarà più un'alta velocità, per condizioni fisiche. Il treno non farà in tempo ad accelerare. Ecco, questi sono problemi che non si superano così, con degli slogan. Bisogna rispondere ai cittadini di quel che può essere il trasporto in pianura padana, una zona altamente inquinata che ha bisogno del treno, ma soprattutto degli spostamenti regionali e interregionali efficienti. Altrimenti continueremo ad aumentare e a servire solo gli spostamenti di lunga percorrenza, peraltro anche male, e a rimanere in una situazione di forte disagio sia per quel che riguarda il traffico locale privato sia per quel che riguarda le merci. Non teme che il prezzo politico che potrebbe pagare il Movimento 5 Stelle alla fine su questa battaglia sarà alto? Ma io credo di no, perché la coerenza paga sempre. Noi abbiamo scritto all'interno di un contratto di governo che la TAV così com'è va rivista, dunque a quel contratto si farà riferimento. Chi vuole disconoscere quanto è stato pattuito se ne assumerà l'onere e la responsabilità. Noi penso che dimostriamo una coerenza nel voler andare a fondo ed eventualmente modificare anche sensibilmente un progetto che oggi non sta in piedi né economicamente né sul piano della logistica né sul piano, diciamo, di una visione sul futuro. Ultima questione, alla ripresa, pensa che non ci saranno sorprese, andrà tutto, toccherà provvedimenti che avete voluto voi, come la riduzione del numero dei parlamentari, e questa è una delle prime scadenze della ripresa dei lavori parlamentari, almeno alla Camera? Beh, io mi aspetto che le cose vadano meglio a settembre e diciamo che il voto sulla riduzione dei parlamentari sarà forse, potrebbe essere un arcobaleno. Allora, noi aspettiamo l'arcobaleno e la ringrazio molto, ringrazio il senatore Endrizzi del Movimento 5 Stelle, che è un senatore che lavora nella prima commissione di Palazzo Madama. Io provo anche a raccogliere altre valutazioni da parte di parlamentari mentre proseguo ancora la chiama qui a Palazzo Madama sul decreto sicurezza bis, per capire un po' se ci sono altri parlamentari che vogliono rilasciare una dichiarazione. Vediamo un po' se riesco ad avvicinarmi buonasera senatore Candiani, sono in diretta su Radio Radicale, la posso disturbare
prima del pasto. Certo. Scusi tanto. Allora, sottosegretario all'interno con la delega ai vigili del fuoco e agli enti locali. Allora, soddisfatto di come stanno andando le cose? Salvini è venuto qui poco fa, ha manifestato una grande soddisfazione per come sta andando tutto quanto, insomma, siete i veri diciamo dominatori della maggioranza. La maggioranza più che dominarlo ovviamente va condotta in porto in termini di risultati. È indubbio che riuscire ad avere questa approvazione significa per noi completare o quantomeno arricchire il percorso già iniziato con Sicurezza 1, gli elementi che sono necessari per poter fronteggiare in maniera molto efficace tutto il crimine, a partire da quello legato all'immigrazione clandestina, per passare poi anche al contrasto del crimine quando si rivolge ad esempio nei confronti dei cittadini con manifestazioni violente piuttosto nei confronti delle forze dell'ordine. Insomma, un provvedimento importante a cui teniamo particolarmente, che oggi trova l'approvazione in Senato. Come ha trovato, diciamo, le cose come si sono svolte qui rispetto a quello che hanno scritto i giornali? In realtà lei vede un Movimento 5 Stelle indebolito oppure le cose stanno andando bene per tutte e due? Ma innanzitutto aspettiamo di vedere i frutti sull'albero, perché giudicare dalle foglie è un po' difficile. Le votazioni si stanno ancora svolgendo, i numeri ci dovrebbero essere, ci sono. E indubbiamente il Movimento 5 Stelle in questa circostanza ha perso qualche altro elemento, e questo abbiamo bisogno ovviamente che sia da parte loro considerato come un elemento da stabilizzare, perché abbiamo un programma da attuare, i cittadini ci chiedono certezze, noi andiamo avanti con delle impostazioni che sono coerenti rispetto al contratto di governo. Ecco, se qualcuno tra di loro poi ci ripensa, questo certamente non ci fa piacere. Come ha trovato l'atteggiamento di Forza Italia e di Fratelli d'Italia? Ma che dire, si sono astenuti dopo avere peraltro inveito in maniera anche un po' esagerata, perché rispetto alle questioni noi qui dentro abbiamo portato quello che avevamo condiviso con il programma elettorale che ci ha visto nelle elezioni del 2018 assieme. È un po' come lo stesso ragionamento della volpe e l'uva, quindi insomma va tutto bene, però se non ci arrivo non è buono. L'ultima questione che riguarda quello che vi aspetta a settembre. Allora, c'è la riduzione del numero dei parlamentari, voi volete sbloccare l'autonomia, come si riesce a superare questo ostacolo dell'autonomia sul quale molti del Movimento 5 Stelle fanno blocco? Mi piacerebbe innanzitutto che approfondissero coloro che così si fanno blocco, approfondissero il tema e la questione, perché liberare le risorse, rendere possibile l'efficienza in alcune regioni, in questo caso quelle che chiedono l'autonomia, significa dare un'opportunità di sviluppo e di ripresa nel resto del paese. Valga un ragionamento che se le cose fino adesso hanno prodotto arretratezza, nonostante siano stati messi tanti investimenti in alcune regioni, forse è il momento di cambiare metodo, di cambiare criterio, di cambiare medicina, ma soprattutto di cambiare regole, e forse con queste veramente il nostro paese potrà riprendere. Noi ci crediamo, abbiamo bisogno che anche i partner di governo 5 Stelle ci credano, perché questo è quello che ci chiede la gente, di governare per fare le cose, non di stare a campare. Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio Stefano Candiani, sottosegretario all'interno. Presidente Calderoli, la posso disturbare? No, non la posso disturbare. Ok, non posso disturbarla, io provo ad avvicinarmi ad Andrea Cangini. Buonasera Andrea, sono in diretta su Radio Radicale, scusa se ti disturbo mentre ti stai gustando, diciamo, una parca cena, ecco. Allora, Forza Italia ha preso una posizione chiara, insomma non voterà la fiducia, non voterà. Allora, quanto è forte oggi Salvini? Punto interrogativo. Salvini è forte nella misura in cui ha un consenso notevole, gli elettori, almeno a giudicare dai sondaggi, per quello che valgono i sondaggi, ancora non lo ritengono responsabile di nulla, e quindi nello sfascio generale la responsabilità viene attribuita ad altri. Non credo che possa durare molto. Oggi il nostro voto è stato un voto, abbiamo non partecipato al voto, perché la nostra richiesta era inserire in questo decreto sicurezza bis almeno una norma. Le forze di polizia di cui tanto si parla sono senza contratto da più di 200 giorni. Allora, come concili il fatto che questo governo non rinnova il contratto alle forze di polizia e poi fa della sicurezza il punto fermo imprescindibile? Metti dei soldi, stanzia dei soldi per rinnovare il contratto e per dare alle forze dell'ordine tutte quelle dotazioni che gli mancano, per fare le assunzioni, le piante organiche sono carenti, tra un po' ci saranno decine di migliaia di posti da riempire. La nostra richiesta era: trovate un miliardo, mettetelo, e
e allora votiamo a favore. Chiaro che con la fiducia non si può votare, abbiamo scelto di non partecipare al voto per evitare di abbassare il quorum e fare quindi un favore alla maggioranza. Allora, il Movimento 5 Stelle ha subito questo provvedimento, punto interrogativo? Il Movimento 5 Stelle ha subito questo provvedimento come ha subito il decreto sicurezza 1 e sono chiaramente ormai disposti a tutto, ma non so se l'avete sentito, è stato interessante, emblematico il discorso che ha fatto in aula Airola. Airola è uno di quelli più duri e puri, almeno nella retorica, molto notav, eccetera. Ha citato Rino Formica, di cui ho una grande stima e mi onoro di essere suo amico, dicendo la famosa frase di Formica: la politica è sangue e merda. Il concetto era: ci dobbiamo sporcare le mani, la politica è fatta di compromessi, conta solo la forza. Che va bene, siamo tutti d'accordo perché abbiamo tutti studiato Machiavelli, ma detto da un grillino è sconcertante, cioè vuol dire abiurare completamente a tutta una retorica, a tutta una serie di principi, no? E proprio loro sono più vicini a Robespierre che a Machiavelli. Sì, ricordando però la fine che fece Robespierre. Vabbè, no, quello non l'avevamo messo nel piatto della bilancia. Anche la sua testa rotolò fatalmente. Allora, un'ultima considerazione che riguarda la ripresa dei lavori parlamentari. Allora, quanto diciamo il Movimento 5 Stelle si sta sfaldando? Trovi che in realtà ci sia una difficoltà del Movimento 5 Stelle che potrebbe in qualche modo liquefarsi perché se ne andranno via quei numeri importanti che sostengono? È inevitabile, insomma, il Movimento 5 Stelle non ha un'identità politica, tenere insieme anime diverse, personalità diverse, era la furia anticasta. Nel momento in cui arrivano al potere e diventano di fatto casta, sono costretti a fare compromessi. La natura politica di 5 Stelle, fino al momento in cui sono entrati al governo, non prevedeva la possibilità di fare compromessi, come non prevedeva la possibilità di fare alleanze elettorali. Tutto gli sta cambiando davanti, devono passare dall'infanzia all'età adulta. Questo comporta sempre enormi sofferenze. Sono come nella storia i movimenti rivoluzionari, quando vanno al potere, scontrano sempre con la realtà, di solito finisce nel sangue.